Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Stavamo andando a fare una passeggiata. Era l'1 e 04. Decidemmo di incamminarci verso il campo sportivo. Le storie sulla droga e gli spacci che avvenivano in quel luogo non ci terrorizzavano affatto, anzi, ci incuriosivano solo di più. Dalla nostra parte avevamo anche la torcia. Fieri e spavaldi ci incamminammo all'interno del campo sportivo con la nostra amata torcia, quando all'improvviso, a 20 metri da noi, intravedemmo una fioca luce muoversi. Cosa pensare? Forse qualche altro amante dell'horror aveva avuto la nostra stessa idea, o semplicemente era qualcuno che frequentava spesso questo luogo. Poteva essere persino un tossico, ma all'improvviso capimmo che quella torcia aveva qualcosa di strano. Sembrava quasi ricopiare i nostri movimenti. Tutte le spiegazioni possibili date fino allora sembravano non essere più appropriate. Forse si trattava di un'entità demoniaca. Provammo a comunicare urlando «Chi sei?», ma nessuno rispose. Ci apparve dunque chiaro che dovevamo illuminare il nostro volto affinché la fioca luce illuminasse quello dell'entità. Tremavamo al solo pensiero di vederla in faccia. Strano, perché di solito questi avvenimenti non ci impaurivano affatto. Una volta illuminato il nostro volto, finalmente ci rassicurammo. A 20 metri da noi c'erano solo le nostre facce. Ipotizzammo quindi fosse solo uno specchio. Ma allontanandoci, sembrava quasi che i nostri volti stessero ancora lì, con un demoniaco sorriso a fissarci. Corremmo via. Il giorno dopo, di mattina, tornammo sul luogo dell'accaduto, cercando lo specchio che tanto ci ha fatto preoccupare la notte precedente. Ma davanti a noi, solo pilastri di cemento.